Qui al Muse, Museo delle Scienze di Trento, facciamo molte attività per il pubblico, per grandi e piccini. Puoi provare il letto del fakiro, dar da mangiare a degli animali digitali, oppure sentire il freddo pungente del nostro ghiacciaio. Al Muse Fab Lab puoi anche programmare e muovere il tuo robot attraverso un percorso pieno di insidie, gallerie e ponti. Il robot viene programmato dai bambini stessi con un linguaggio semplice e divertente in cui possono imparare le basi stesse della programmazione. Il software che c'è dietro la programmazione è un'estensione di Scratch e aiuta ad avvicinare i bambini alla robotica, che è uno dei pilastri fondamentali dell'industria 4.0. Alla fine di questa attività proponiamo ai bambini di fare una gara, raggiungere il traguardo nel minor tempo possibile. È proprio per questa ragione che è nata l'esigenza di creare un cronometro in puro stile Fab Lab. Abbiamo voluto creare questo cronometro per le attività didattiche. È anche utile però per convegni, presentazioni, oppure attività di team building o brainstorming. E come spesso accade, laddove c'è una necessità, ecco arrivare l'idea e poi il prototipo. Un cronometro semplice da usare, visibile anche da distante e robusto, tanto da resistere ai bambini. I primi prototipi non erano un granché. Il suo uso è molto semplice. Un unico tasto per farlo partire e farlo fermare ed un altro bottone per il reset. L'assemblaggio e il disassemblaggio sono molto semplici. Basta togliere questo pannello tenuto fermo da delle semplici calamite e si accede al sistema. Come prima cosa possiamo togliere il cavo di programmazione, che è un semplice cavo USB. Poi abbiamo il cuore del sistema, ovvero un Arduino Nano, che è colui che tiene il tempo. Non è precisissimo, ma fa il suo lavoro. E poi abbiamo il connettore industriale per il pulsante di start e stop e qui il connettore sempre industriale per il pulsante di reset. Infine abbiamo il connettore dei display. La custodia è stata ottenuta per fresatura grazie alla ShopBot del Muse Fab Lab. L'alimentazione può avvenire con un comune battery pack da cellulare, come questo qui, oppure tramite un qualunque connettore USB. Naturalmente sono possibili altre soluzioni per alimentarlo, come le batterie stilo oppure la micro USB. Una delle sfide maggiori è stata quella di far funzionare il display con Arduino in maniera adeguata. Quello che vi consiglio di fare è usare la libreria Parola realizzata da Marco Colli di Sydney. La libreria lavora benissimo con il chip, che è il MAX7219, in ogni sua variante. Questo cronometro ritarda di 3 secondi ogni ora. Arduino Nano non ha un cristallo oscillatore interno e misura il passare del tempo sulla base del microcontrollore. Ci sono modi più accurati per misurare il tempo, come usare un real-time clock o un segnale GPS. Ma per il nostro scopo questo sistema va più che bene. Gli sviluppi futuri saranno mettere un plexiglass opaco di fronte allo schermo, per mere questioni estetiche, e poi dotarlo di un connettore micro USB, in modo da avere sempre pronta l'energia per alimentarlo. Per realizzare questo prototipo servono circa 20 ore e qualche altra ora per realizzare il case e per le finiture. Arduino costa 20 euro, altri 20 sono necessari per il display e 25 per i pulsanti industriali. Ed ecco creato il timerino, da una necessità, un'idea, un prototipo e la soluzione.